L'addotto, quando viene preso, ricorda in ipnosi una particolare stanza in cui viene introdotta in un cilindro orizzontale. Il cilindro orizzontale viene chiamato da tutti gli addotti in un modo diverso: la lavatrice, perché c'è un oblò qui, la lavatrice, la TAC, l'NMR, la matriosca, la stanza delle matriosche, la stanza del forno, perché sembra un forno, no? Poi ce n'è una variante con un cassetto che si apre orizzontalmente di qua. Viene ficcata lì dentro e a un certo punto diventa tutto luce, vibra tutto e lei si trova a guardare dall'alto e dall'alto vede se stessa lì dentro. E poi c'è un altro cilindro, trasparente lì. Chi c'è lì dentro? E la donna o l'uomo in ipnosi? C'è una figura. Guardala bene, la conosci? No, no, non l'ho mai vista. Guardala bene, da vicino. Fai lo zoom, gli dico io, non in ipnosi, no? Vedi il soggetto, fa proprio... è sulla sedia, si sposta come per guardare vicino. Oh, ma è come me, è uguale a me quella lì. Ma quella lì sono io. Ma come, non sei nell'altro cilindro orizzontale? Sì, sono in quello orizzontale e in quello verticale. E vedo anche tutto dall'alto. Oh, siamo a tre qui, c'è qualcosa che non funziona. E allora cosa si capisce? Si capisce che in quel momento il soggetto descrive in realtà che una volta che sei stato messo nel cilindro orizzontale, in quello verticale, compare una copia di te. Uguale. La copia che poi esce, sa, esce, quasi quasi gli saluta, ciao, e se ne va. E te rimani lì. La copia che appare in tutto il movimento dell'abduction. Quando ti prendono, e mentre te stai uscendo dall'automobile, ferma, vedi che in giù invece scende uno uguale a te, col tuo stesso vestito, e si va a mettere nel posto della macchina dove eri seduto a te. Oppure sei a letto, stai tornando dall'adozione, stai tornando, e la parte... E te sei vestita con una tuta verde, questa è una donna, tuta verde, scende, e vede nel letto una col pigiama. Ma sono io quella col pigiama. A un certo punto succede qualcosa. Te dai il pigiama a lei, lei dà la tuta verde a te, lei con la tuta verde risale con gli omini piccoli e te col pigiama come un mischero ti metti a letto e dormi. C'è il cambio. Quando ti pigliano ce ne lasciano un'altra uguale, così non si accorge nessuno. La mamma non se ne accorge. Quanto tempo addotto, ambiente militare, sta per tornare a casa? E in ipnosi gli si chiede, quanto tempo ci vuole per tornare a casa? L'addotto mi spara subito una cosa a cui non avevo pensato, mi dice, qua, in che senso, nello spazio o nel tempo? E io non so cosa risponde, cioè, tutte e due. Ah, poco, c'è la vibrazione, poi sei a casa. Gliel'ho detto io al militare, e ora torno a casa, mi è passato tanto tempo, come faccio? E il militare che mi risponde mi dice, al ragazzo in ipnosi, non ti preoccupare, a casa tua c'è una copia. Non se ne accorge nessuno che ti sia andato via. Centinaia di ipnosi, centinaia di discorsi uguali, tutti uguali, si sono messi d'accordo. Ecco perché questa domanda. Ti sei mai sentito come se provenissi fisicamente da un altro pianeta o hai mai sognato una cosa del genere? Una certa frequenza, fino a una certa età, mi dice sì. Tutti sognano di essere... da cosa nasce questa idea di essere di un altro pianeta? Cioè, lì veramente si perde coscienza di chi sei, perché alla domanda, poi una delle domande successive, gli si chiede all'addotto, hai mai pensato di non essere figlio dei tuoi genitori? L'addotto irrimediabilmente risponde, sì, l'ho pensato anche da quando ero bambino piccolo, sono andato dalla mia mamma quando avevo 2 anni e mezzo e gli ho detto, mamma, te non sei la mia mamma, te sei una copia della mia mamma, quella vera è da un'altra parte. E la mamma si sente morire quando la bambina piccola gli dice queste cose qui. Perché? Quindi è evidente che c'è una zona di memoria nella testa dell'addotto che è una zona di memoria ad accesso negato, ci si arriva con una password se volete, che contiene l'informazione della vita aliena. Questo accade perché quando l'addotto viene preso, e questa era un'innovazione, gli americani non ci sono arrivati qui, si era capito una cosa fondamentale, si era capito che cosa volevano gli alieni da noi. Ci abbiamo messo una vita per capirlo, cioè anni e anni e anni. Ce ne accorgiamo
una volta, quando in una ipnosi, tantissimi anni fa, succede la seguente scena. Arriva il solito soggetto, viene messo nel cilindro orizzontale, vibra, lui vede in uno blob il cilindro orizzontale, il cilindro verticale con dentro la sua immagine che si sta formando. E in quel momento si chiede: oddio, e chi sono io? Sono io, quello io o è lui? Chi è dei due io? In quel momento una forte vibrazione al plesso solare e cambia scena e lui si vede dall'alto e si vede il cilindro orizzontale, il cilindro verticale con lui dentro e lui dentro e lui fuori. Allora chiedo a questa telecamera fuori, partono delle domande di controllo e gli chiedo, le domande di controllo servono a capire in ipnosi se questo qui sta prendendo un giro strano che poi non si capirà più nulla. Quindi come ti chiami, quanti anni hai, guardati le mani. Guardati le mani, non vedo le mani, guardati il corpo, non vedo il corpo. Dove stai guardando? Come hai fatto a girarti? Perché se questo soggetto si è alzato così, meccanicisticamente si deve essere girato per guardare in basso, no? Ma io non mi sono girato per guardare in basso. E allora come fai a guardare in basso? Ma io non sto guardando in basso. E allora dove stai guardando? Dappertutto. Come ti chiami? Ma noi non abbiamo nome, noi, va già sul plurale. E lì, cioè, devi cominciare a capire che cavolo sta succedendo. Noi non abbiamo nome. Definisciti, sono una matrice di punti di luce. A questo punto, siccome quello che mi diceva questa cosa era una bidella, era una cuoca delle scuole dell'asilo infantile, che cosa sia una matrice di punti di luce, bisogna capire innanzitutto che cosa intende lei per matrice di punti di luce. Quanti anni hai? Cosa vuol dire? Gli ripeto la parola. Da quanto tempo sei? Da sempre. Ecco, ti risponde in questo modo. Allora te capisci che c'è qualcosa che non torna. Che è sta roba? Che è lì che fa la telecamera e che vede. Chi sono quei due? Uno è il mio contenitore e l'altro. No, l'altro con l'altro non c'è niente a che fare. Quello è buio, è nero. Vedi che non c'è vita lì dentro. Vedi che non c'è vita. Come se io vedessi quello che vede lui. Perché il soggetto in ipnosi crede che io veda quello che vede lui, E te dove vuoi entrare? No, ora mi fanno entrare in quello di nero, ma io non ci voglio mica entrare in quello lì. Non sono mica io quello vero, quel mio contenitore è quell'altro. Ti fa questi discorsi qua. Allora, a un certo punto, dopo che il primo, il secondo e il terzo che faceva sempre gli stessi discorsi, blocchi, decidiamo, strategia. Si manda il soggetto in ipnosi, si fa raccontare questa scena e la si blocca, lì. E lì, per aria, gli si dice, senti un po', ma te, parliamone, ma chi sei? Ed ecco che esce fuori il discorso. Io sono quella cosa che voi chiamate vita. Io sono la vita. Io sono l'energia. Io sono. Noi tutti. Io. Come ti chiami? Noi non abbiamo nome. Ti dice così. Io so il nome di quello lì, del mio contenitore. Mi disse uno, ma io come mi chiamo? Io non ho nome. Allora cominciamo a cercare di approfondire questa cosa. Ti trovi bene nel tuo contenitore, che mi frega a me, ma era per cercare di prendere la cosa da qualche parte. Allora cerco di alla larga. Ti trovi bene nel tuo contenitore? Sì, ma tanto lui non capisce. Come non capisce? Non capisce che ci sono questi che vengono. Te gliel'hai detto? Sì, io gliel'ho detto, ma lui non capisce. Ma cosa vogliono questi che vengono? Vogliono me. E perché vogliono te? Perché io sono la vita. Da lì il casino era ancora più sommo. In parole povere, quello che veniva fuori è che questa cosa veniva presa, staccata dal contenitore e messa in un altro contenitore, che non solo a volte era la copia dell'umano, ma altre volte, ancora più drasticamente parlando, tremendamente parlando, era un alieno che stava in uno di questi contenitori. Un alieno che poteva avere le forme più strane, l'alieno serpentoide, quello che sembra un serpentone con tanto di cresta, quando si incazza si alza la mente così. E te in quel momento segui la telecamera, che è la coscienza, chiamiamola così per il momento, che si staccava dal tuo contenitore e veniva messa qui dentro per rigenerarlo, se no lui moriva. E te in un microsecondo fai l'esperienza di essere un rettile, ti guardi le mani e dici, ma queste non sono le mie mani, come ti chiami? Così, non lo posso dire, le vostre corde vocali non sono adatte, ti risponde così. In quel momento te sei lì e vedi l'uomo lì nel
cilindro orizzontale e te sei serpente nel cilindro verticale. Poi dopo